Ciao, sono Zane di Turblab.it. In questo video vedremo come comprare Bitcoin e altre criptovalute con la massima sicurezza e semplicità grazie a Bit2Me, un exchange con base in Europa che ci permette appunto di svolgere tutta la procedura di acquisto di Bitcoin e criptovalute con la massima semplicità e sicurezza. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, quindi questo video sarà sostanzialmente strutturato in due parti. Nella prima parte daremo un'occhiata a Bit2Me, chi sono, da dove vengono, qual è la base della loro azienda e tutto il resto. Mentre nella seconda parte vedremo proprio concretamente cosa fare, dove cliccare per comprare Bitcoin e criptovaluta. Ancora prima di iniziare però, come sai se segui questo canale, ci tengo alla massima trasparenza. Questo video è stato sponsorizzato da Bit2Me, però ho accettato solamente perché dopo aver fatto un bel po' di ricerche credo che si tratti di un exchange veramente molto interessante e assolutamente sicuro e legittimo. Bene, eccolo qui il nostro Bit2Me.com. Come vediamo appunto è un exchange che consente di acquistare criptovalute. Passiamo subito la lingua in italiano qui sopra ed ecco qua che vediamo tutta l'interfaccia tradotta in italiano. Appunto, da questo menu comprare vediamo quali sono le monete che si possono acquistare. Chiaramente Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e Dash qui in prima posizione. Però se clicchiamo su tutte le criptovalute, appunto vediamo l'elenco di criptovalute che sono acquistabili. Ci sono anche Ripple, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, DAI e ce ne sono veramente tantissime. In questo momento dicevamo sono 55, però ne vengono aggiunte altre periodicamente. Ma cosa molto interessante e vero punto di forza secondo me di questa Bit2Me è appunto la struttura societaria, ovvero non si tratta di una piattaforma che è sperduta in qualche isoletta del Pacifico, quindi difficile da raggiungere per le autorità in caso ci siano problemi e che è sempre un aspetto, se non altro, non dico controverso, però un pochino delicato da gestire. No, al contrario, invece, quando guardiamo qua sopra, cliccando appunto sotto legale, vediamo che Bit2Me è un'azienda reale che fa capo appunto a Bitcoin for Me SL, che è domiciliata appunto in Spagna, quindi ha proprio la sede legale e operativa all'interno del territorio spagnolo e quindi risponde all'autorità europea e anche a tutte le leggi europee, quindi è tenuta sicuramente ad avere degli standard di sicurezza molto più alti di quelli che possono essere dei soggetti che operano fuori dai nostri confini. Altro segnale di concretezza molto importante qua sotto, se andiamo su Bit2Me Capital, eccolo qua, e scorriamo verso il basso troviamo l'elenco completo della squadra di Bit2Me, quindi ci sono appunto le persone che fanno parte di questa squadra, che in totale sono appunto una settantina. Ancora qualche informazione importante su questa azienda. Beh, diciamo innanzitutto che non sono gli ultimi arrivati, hanno una comprovata storicità importante alle spalle perché operano per il momento dalla Spagna sin dal 2014, ma stanno appunto entrando anche sul territorio italiano. Ora dichiarano di ricevere 1,2 milioni di visite all'anno con più di 150.000 clienti in 100 paesi. E la cosa ancora più importante, di nuovo dicevamo poco fa, che è un soggetto che risponde all'autorità spagnola e opera solamente con istituti finanziari spagnoli accreditati, che sono questi qui e che sono tutti licenziatari per poter operare nel mercato delle monete elettroniche e digitali. Altro aspetto importante di questa società, appunto, sono di origine spagnola, però stanno iniziando appunto a entrare anche in Italia e, come vediamo, hanno iniziato a proporre anche delle pubblicità piuttosto evidenti per le strade di Milano. In questo momento però mi hanno anticipato che stanno pensando di espandersi anche presso altre città. Ancora un paio di aspetti importanti di questo exchange: innanzitutto è utilizzabile sia da sito web, quindi da browser, come faremo fra poco nella nostra guida, però per gli amici che preferiscono smanettare da telefonino c'è anche l'app nativa per Android oppure iOS. In caso di problemi, questo è un tema sempre molto delicato, c'è la garanzia di avere qualcuno che ci risponde direttamente anche in italiano. Infatti è attivo un supporto tecnico molto qualificato con una divisione dedicata che ci risponde telefonicamente anche in italiano se così desideriamo, oppure tramite i consueti ticket e anche via chat.
Un altro aspetto da tenere presente prima di lanciarci nell'acquisto è quali sono le commissioni ed i costi applicati. Beh, innanzitutto diciamo che Bit2Me ha veramente una politica molto interessante per quanto riguarda le commissioni. In particolare, quando compriamo criptovalute, indipendentemente che sia tramite carta di credito, tramite bonifico bancario o tramite uno degli altri metodi previsti, si paga una commissione del 2,5%. Ora, questa commissione è sicuramente molto interessante e molto aggressiva rispetto a molti altri exchange, anche quelli più quotati, che applicano sicuramente commissioni del 3,5 oppure addirittura del 4 per acquisto come carta di credito. Quindi plauso a Bit2Me per aver tenuto le commissioni di acquisto basse anche con carta di credito, nonostante, come sappiamo, non è facile, proprio perché Mastercard e Visa, che sono i gestori dei circuiti, si tengono una bella fetta di profitti, quindi non deve essere stato facile. Per il resto ci sono altre commissioni riportate qui molto interessanti, proprio perché queste sono le uniche commissioni che vengono applicate, non ci sono costi nascosti o sorprese quando andiamo a prelevare. In particolare, quando andremo poi a trasferire le monete dall'exchange ad un nostro wallet offline, quali sono le commissioni che si applicano? Beh, la buona notizia è che per molti progetti, come ad esempio la moneta ADA di Cardano, il trasferimento da Bit2Me verso il nostro wallet offline è completamente gratuito, perché le spese di transazione vengono coperte dal servizio Bit2Me. Per il resto chiaramente non è sempre così, però è così sicuramente per molte monete di quelle interessanti. Bene, ma abbiamo parlato abbastanza di Bit2Me, credo comunque che questa introduzione sia stata molto importante per capire che si tratta di un servizio, secondo me, molto sicuro e validissimo, dal quale possiamo acquistare con tranquillità. Ma come si fa ad acquistare? Bene, vediamo la seconda parte della guida per acquistare da Bit2Me. Vi consiglio di partire cliccando il link che trovate qua sotto. Se lo farete riceverete 5 euro in omaggio sul vostro primo acquisto di 100 euro di criptovaluta e io guadagnerò una piccola commissione. Se però non volete farlo, non vi interessano i 5 euro, nessun problema, portatevi su bit2me.com e seguite il flusso di registrazione tradizionale. Flusso di registrazione che inizia appunto da questa pagina. Non dobbiamo fare altro che digitare qui il nostro indirizzo email e poi scegliere una password di accesso al servizio. Mi raccomando, non dimenticare di cliccare su i T nell'angolo qui in alto a destra per avere l'interfaccia in italiano. Una volta avviata la procedura di registrazione riceveremo una email come questa, nella quale dobbiamo appunto cliccare sul link per confermare di appunto avere il controllo di questo indirizzo email. Atterreremo quindi di nuovo sulla pagina di Bit2Me, dove saremo chiamati a effettuare il collegamento con il nostro telefonino. In particolare dovremo inserire il nostro numero di telefono qui e quindi cliccare send code. Così facendo riceveremo un SMS sul nostro cellulare con un codice segreto che dovremo riportare in questo secondo campo per effettuare effettivamente la verifica del nostro numero di telefono. A questo punto, poiché Bit2Me è un exchange che opera all'interno del territorio europeo, siamo chiamati a svolgere la procedura di identificazione. Dobbiamo quindi mostrare la nostra faccia e un documento di identità che consenta appunto all'exchange di assicurarsi che chi sta effettuando l'acquisto siamo effettivamente noi. Bene, per iniziare la procedura clicchiamo qui su Link Now e quindi passiamo a questa schermata. Dobbiamo quindi identificarci come persona fisica oppure come azienda. La maggior parte dei privati vorrà quindi cliccare qui su Create Personal Account e poi proseguiamo. Arrivati a questa schermata dobbiamo quindi scegliere la nostra nazionalità, se siamo maschi o femmine, e quindi completare questo form con tutte le informazioni richieste. Una volta completato il form procediamo e dobbiamo iniziare la procedura appunto di identificazione. In che modo? Atterriamo a questa pagina, clicchiamo qui su Start Process e ci verrà chiesto di selezionare di nuovo la nostra nazione, in questo caso appunto selezioniamo Italia, e se vogliamo essere identificati tramite il passaporto oppure la carta di identità. Proseguiamo ancora e abbiamo due modi di fornire questo documento. Possiamo cliccare Take Photo per riutilizzare la webcam integrata nel PC oppure cliccare qui su Prefer to use your mobile per utilizzare il telefonino. Io ragazzi fondamentalmente vi raccomando di utilizzare il telefonino perché la qualità delle foto è molto più elevata e nella mia prova pratica un po' con tutti questi servizi garantisce sicuramente un'esperienza, una facilità d'uso sicuramente maggiore. Quindi clicchiamo qui su Prefer to use your mobile e a questo punto atterreremo a questa pagina. Possiamo scegliere di procedere in due modi, ad esempio o inserendo l'indirizzo email come ho fatto io qua, oppure di prendere il telefonino e inquadrare il QR code
per appunto mandare il link di identificazione al nostro telefonino. Io appunto ho preferito utilizzare l'indirizzo email, quindi l'ho inserito qui, ho cliccato send e dopo qualche istante mi è arrivata appunto un'email di identificazione direttamente sul telefonino. Ho quindi cliccato tap here per avviare la procedura e sono atterrato a questa pagina. Mi è stato quindi richiesto di consentire l'accesso alla fotocamera, cosa che appunto ho fatto e autorizzato, per arrivare finalmente alla possibilità di mostrare il documento. Eccolo qua. La procedura quindi si svolge in due fasi. Dobbiamo quindi mostrare, come in questo caso sto facendo io, la carta d'identità, quindi prima la parte davanti, quindi cliccare appunto qua sul pulsante per scattare la foto e infine la seconda parte, il retro del documento, di nuovo cliccare qui per scattare la foto. Proseguiamo di nuovo e ci viene chiesto di utilizzare la webcam frontale del telefonino, in questo caso per mostrare il nostro viso. Ora ragazzi, qui l'avanzamento è automatico, dobbiamo semplicemente fare in modo che il nostro viso stia all'interno di questo ovale. Se per caso la procedura non dovesse avanzare, proviate ad avvicinare oppure allontanare un po' il telefonino fino a quando appunto il viso non riempie tutto l'ovale. Fatta questa operazione, finalmente ci siamo. Non ci resta altro da fare se non attendere l'email che ci verrà inviata da Bit2Me, nella quale ci viene confermata appunto che la procedura di identificazione è andata a buon fine e questo richiederà più o meno 10 minuti. Non appena l'email arriva, torniamo su bit2me.com, eccolo qua, e clicchiamo su questo bel pulsante. Quindi da qua, prima sul pulsante con questi 3x3 puntini qui in alto a destra e poi di nuovo su Buy e Sell dal menu che si è aperto per passare all'acquisto delle nostre criptovalute. Eccolo qua, da questo pannello scegliamo Buy appunto per comprare le nostre monete e finalmente siamo arrivati nella schermata che ci permette di acquistare criptovalute. A questo punto, da questo menu in alto, dobbiamo scegliere quale moneta acquistare. Ragazzi, mi raccomando, se non sei molto esperto ti consiglio di acquistare come prima moneta Bitcoin, perché è un po' la moneta principale, quella che guida tutto il mercato, e di spostarti sull'acquisto di altre criptovalute alternative, le cosiddette altcoin, solamente dopo aver fatto un po' di ricerche e un po' di studio. Comunque, una volta selezionata la moneta che vogliamo acquistare, digitiamo in questo secondo campo quanti euro concretamente spendere per il nostro acquisto e lasciamo tutto il resto invariato per ricevere le monete che andremo ad acquistare nel nostro wallet all'interno di Bit2Me. Infine, io qui non avevo ancora collegato una carta di credito, quindi ho cliccato sul pulsante Add, mi si è aperta questa schermata nella quale ho dovuto inserire gli estremi della mia carta di credito. Quindi il numero in questa prima posizione, il numero della carta di credito, seguito dalla data di scadenza e infine il codice CVV che si trova dietro alla carta. Una volta confermato ho potuto proseguire. Una volta cliccato appunto il pulsante di pagamento, mi è stata proposta questa schermata che anticipa quanto avrei speso e quanti bitcoin, quante monete avrei effettivamente ricevuto. Una volta verificato che sia tutto conforme, in questo caso ci viene appunto indicato che un bitcoin in questo momento vale grosso modo 28.000 euro e quindi con i miei 50 euro che ho utilizzato per il mio acquisto riceveremo questa cifra decimale di bitcoin. Confermiamo per l'ultima volta e il gioco è fatto. Dopo qualche istante ci verrà accreditata la nostra somma direttamente all'interno del wallet. Come facciamo ora per controllarla? Beh, di nuovo clicchiamo qui sul pulsante con i 3 puntini, clicchiamo su wallet per accedere ad una panoramica di tutti i nostri wallet su Bit2Me. In particolare da questa lista possiamo scegliere qual è il portafoglio che vogliamo consultare. Io nella prova appunto ho acquistato Bitcoin, quindi possiamo cliccare qui su Bitcoin e vedremo che il nostro saldo ammonta a questa percentuale di Bitcoin, che equivale appunto da 48.77 euro in questo momento, proprio perché rispetto ai 50 euro che ho pagato è stata trattenuta la commissione dall'exchange, ma questo è esattamente quello che mi aspettavo di ricevere. Bene, cosa fare a questo punto? Beh, ci sono sostanzialmente due possibilità. Possiamo scegliere di lasciare i nostri Bitcoin sull'exchange all'interno di Bit2Me oppure di spostarli in un wallet offline, che può essere ad esempio un wallet hardware dedicato come quello a cui ho dedicato un video qualche tempo fa, oppure utilizzare un wallet software per PC oppure per smartphone. Ora, sicuramente lo so molto bene che la prima opzione di lasciare tutto sull'exchange è la più facile, la più comoda, la più pratica, però purtroppo la procedura corretta è quella di spostare tutto in un wallet offline, proprio perché è la più sicura e quella che ci previene e anche ci mette al sicuro da qualsiasi tipo di problema che potesse avere l'exchange. Quindi come si procede in questo caso? Beh, innanzitutto dobbiamo installare e scegliere un programma. Personalmente la mia preferenza, la mia
raccomandazione va ad Exodus, ti lascio la guida che ho pubblicato su turbolab.it qualche tempo fa, che è un bellissimo programma per PC che offre e supporta una quantità di criptovalute diverse. Quindi con un programma solo potremo gestire tutte le nostre criptovalute. Di nuovo, una volta installato Exodus, di nuovo fai riferimento alla guida per capire come fare in pratica, ma dobbiamo generare un wallet e quindi visualizzare l'indirizzo del nostro wallet sul quale ricevere i nostri Bitcoin. Una volta entrati in possesso di questo indirizzo, torniamo qui su Bit2Me e clicchiamo appunto su questo pulsante che è appunto il pulsante Send. Si aprirà così questa schermata nella quale dobbiamo scegliere di mandare appunto il Bitcoin all'indirizzo della nostra rete. Incolliamo qui l'indirizzo del nostro wallet gestito da Exodus o da qualsiasi wallet offline tu abbia scelto, poi clicchiamo Max per manifestare appunto l'intenzione di prelevare tutto quanto e infine clicchiamo Send per avviare il trasferimento vero e proprio. A questo punto, trascorsi i tempi variabili di transazione che dipendono dalla criptovaluta che hai scelto, riceverai sul tuo wallet offline tutto quello che hai scelto di trasferire. Ora, a parte le funzionalità di acquisto e vendita di criptovaluta che abbiamo appena descritto, Bit2Me offre un'altra serie di servizi molto interessanti. In particolare, se guardiamo qua, vediamo tutti i prodotti che vengono offerti, quindi sicuramente la gestione dei wallet, l'acquisto, la possibilità di fare trading avanzato tramite un servizio che ho provato questo pomeriggio e che è veramente molto interessante, che è appunto per gli utenti più avanzati, che permette anche di acquistare con degli ordini limite. C'è poi la possibilità interessantissima di richiedere una carta di credito propria di Bit2Me, una Bit2Me card che sostanzialmente è una tradizionale carta di credito Visa, che quindi funziona su qualsiasi negozio, presso qualsiasi esercente, con la quale possiamo anche fare la spesa, ma con la grande differenza che viene caricata in criptovalute. Per il resto, altri servizi offerti, dicevamo appunto la possibilità anche di inviare delle criptovalute fra amici, la possibilità di fare uno swap, ovvero di convertire rapidamente da una criptovaluta all'altra, la conversione per riportare in euro le criptovalute che abbiamo scelto, la possibilità di utilizzare un explorer per vari tipi di blockchain, quindi ispezionare lo stato dei blocchi. Lì un servizio di integrazione molto molto promettente che ci permette appunto di integrare il servizio di pagamento in criptovalute sul nostro e-commerce. Questo è interessante per tutti voi in ascolto che avete un vostro sito di e-commerce. Ci sono poi un convertitore, un servizio di custodia per tutti i grandissimi investitori che hanno bisogno di scaricare su Bit2Me la necessità di custodire in modo sicuro le criptovalute dei propri clienti, e addirittura qui abbiamo un OTC, quindi il mercato over the counter per chi debba acquistare enormi quantità di criptovalute e non voglia influenzare il prezzo, quindi opererà fuori dagli exchange tradizionali. Per il resto, una directory con una lista di soggetti che acquistano il pagamento in criptovalute, altri servizi particolari. Infine, qua sotto c'è la possibilità di utilizzare TickBit, spero di dirlo correttamente. È sostanzialmente un servizio molto interessante che permette di acquistare Bitcoin in contanti. Come funziona? Sostanzialmente ci si reca presso un punto vendita, un negozio fisico, quindi, e si acquista una schedina pagandola in contanti. In questo caso qui c'è una mappa di tutti i punti di presenza che ci sono in Spagna. Una volta ottenuta questa scheda ci si va su Bit2Me, si inserisce il codice presente nella schedina e si ottengono i Bitcoin che sono stati pagati. Purtroppo in questo momento ancora TickBit non ha nessuna presenza in Italia, però è un servizio molto interessante che mi piacerebbe davvero che arrivi nel nostro paese, anche proprio per semplificare l'accesso alle criptovalute da parte delle persone che magari non hanno disponibilità di una carta di credito oppure di un conto corrente per effettuare un trasferimento bancario. Bene, quindi cosa dire in conclusione? Sicuramente la mia esperienza con questo Bit2Me è stata estremamente positiva. Ho acquistato una piccola percentuale di monete senza alcun problema, senza alcun costo nascosto. Quando è stato il momento di trasferirla offline nel mio wallet, l'ho fatto senza nessun problema, il trasferimento è stato istantaneo e quindi sostanzialmente l'esperienza di acquisto è stata veramente molto molto positiva. Anche la fase di registrazione e di superamento appunto della verifica dell'identità non è stata tediosa più del solito, è veramente ridotta ai minimi necessari per operare, e appunto la garanzia che si tratti di una società presente in Europa, quindi che operi all'interno della giurisdizione e delle leggi europee, è sicuramente una tranquillità in più. Quindi per quanto mi riguarda, Bit2Me, servizio di exchange altamente raccomandato. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto per farmelo sapere, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della
tecnologia, quindi Bitcoin come oggi, criptovalute, ma anche Linux, Windows, Internet, Android e tutto quello che orbita attorno al mondo tech. Non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!